buongiorno e buon anno a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. Il titolo del mio intervento odierno potrebbe apparire provocatorio, soprattutto qualora collocato temporalmente in un periodo immediatamente seguente le festività natalizie. In realtà vuole essere un semplice modo per aumentare l'attenzione di noi tutti sul fatto che qualora vengano posti in essere dei trasferimenti di ricchezza attraverso bonifici sul conto corrente, anche se intervengono fra genitori e figli, occorre adottare misure di attenzione e essere rigorosi sotto il processo formale. Il caso sottostante è un caso che è stato oggetto di discussione in Commissione Tributaria regionale di secondo grado, che ha prodotto una sentenza il 6 ottobre 2021, la numero 773, mi riferisco alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, nella quale i giudici, avvallando analoghe decisioni assunte in primo grado, hanno sostanzialmente avvallato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate di Torino, che aveva, applicando l'articolo 38 del DPR 600, riqualificato come reddito somme percepite dal figlio sul conto corrente attraverso un bonifico disposto dal genitore. Ebbene, la difesa in questo caso del contribuente era stata abbastanza lineare, avendo lo stesso portato l'attenzione alla provenienza delle somme e ritenuto che al più queste somme potevano essere riqualificate come donazioni in relazione appunto alla provenienza delle somme medesime. I giudici di secondo grado, per contro, hanno invece rinnegato tale tesi sulla base di due presupposti. Il primo, che non erano state assolte le imposte sull'atto, quindi atto di donazione. Il secondo, che la causale adottata per il trasferimento era una generica causale di restituzione. In particolare, ha per contro la Commissione Tributaria Regionale riconosciuto e ribadito che, ai sensi dell'articolo 32 del DPR 600, i movimenti bancari possono essere utilizzati quali prove presuntive di maggiori ricavi ad operazioni imponibili, che pertanto spetta al contribuente, in caso di difesa, l'evidenza e la produzione di supporti probatori volti a sostenere il contrario. È una sentenza certamente che lascia spazi a dubbi e a riflessioni, ma la sintesi della stessa è che certamente ogni volta in cui ci troviamo a gestire dei trasferimenti di ricchezza dai genitori ai figli, occorrerà porre maggiore attenzione e cura agli aspetti formali sottostanti i movimenti medesimi. Vi ringrazio e vi auguro buon anno.